Amici di Canegate TV Channel, oggi ci troviamo ad Abbiategrasso e precisamente nell'allevamento di gatti norvegesi e sono qui con Sonia. Sonia, la tua passione è questa, vero? Sì, è nata praticamente nel 2002 per caso, perché praticamente sfogliando delle riviste cercavo un gatto comunque di razza e praticamente mi ha colpito molto il norvegese. Sono poi andata ad un'esposizione a Milano, li ho visti dal vivo e da lì è iniziato, diciamo, il tutto. Verranno sicuramente spazzolati molto, ti impegnano molto comunque la giornata. Loro praticamente hanno un pelo particolare, è idrorepellente, leggermente anche un po' grasso e praticamente non hanno bisogno di tantissime cure, nel senso che basta spazzolarli una volta comunque alla settimana d'inverno e un paio di volte durante la muta. Sono gatti molto indipendenti, ma al tempo stesso comunque ti cercano il contatto con l'umano. Sono gatti che in appartamento ci stanno tranquillamente. Sì, perché guarda, io comunque ce li ho in appartamento, poi ovviamente se ci si ha un balcone piuttosto che il giardino va bene, però l'importante è che sia protetto, perché comunque come tutti i gatti sono molto curiosi e tendono magari ad allontanarsi. Io vedo qua che ne hai un pochettino, c'è questo qua dietro, scusami, guarda questo qua dietro, ti sta mangiando tutto il piumino, però muove il piumino dietro e l'altro di là gli muoveva il piumino dalla palla. Eccolo là, vedi? Vedi che c'è l'altro che gli sta prendendo praticamente. Il tuo rapporto con i gatti. Ottimo, direi, nel senso che comunque col fatto che loro sono comunque molto affettuosi e lo puoi vedere, cioè alla fine diciamo che loro ti, se tu gli stai dietro ovviamente tutto, loro ti sono sempre intorno, comunque è ottimo come rapporto. Lui è? Allora, lui è Ferertz Allu Ballu Boy in realtà, però viene chiamato Ballu, non è in realtà mio ma è di alcuni miei amici che me l'hanno lasciato giusto perché, visto che c'era anche questa occasione, per farvelo vedere. Allora, lui è un cucciolone di 8 mesi e praticamente arriva dalla Svezia. Lei è Dusty, giusto? Ma il suo vero nome? Restless Stardust e arriva anche lei dalla Svezia. È innamorata di me, perché mi sta già guardando con questi occhioni languidi. Come tutti i norvegesi ha un carattere comunque molto molto bello, molto coccolone, cerca sempre comunque le attenzioni. Adesso poi è un po' presa dal fatto che c'è i suoi cuccioletti e quindi deve controllare, però in linea di massima vedi anche che, come ti dicevo, il carattere è questo qui. Loro difficilmente sono gatti che ti tirano fuori le unghie o che, però diciamo in linea di massima lo facciamo di più per le espo, quindi, ma perché sai, comunque non sai mai, per quanto siano buoni poi lei è bravissima in espo, non sai mai come può reagire, quindi il taglio delle unghie lo puoi fare comunque quando vuoi, nel senso appena basta controllarle facendogli uscire l'unghietta e si vede subito se sono da tagliare o meno. Senti, la tua più grande soddisfazione qual è stata in questi ultimi anni? La più grande è stata il fatto comunque di avere anche il riscontro, per esempio anche in Espo, del lavoro, tra virgolette, che viene fatto sui cuccioli piuttosto che sui miei gatti. La tua giornata tipo? La sveglia della mattina, devi dargli da mangiare, devi comunque controllarli... Guarda, è semplicissimo, nel senso che ti svegli e ovviamente devi pulire il pavimento e tutto, vedere se pappa, acqua, lavare le ciotoline e seguirli, al limite spazzolarli, la sabbietta piuttosto che i cucciolini da seguire. Per esempio i cucciolini adesso hanno più bisogno di essere seguiti, quindi per fargli venire fuori un bel carattere devi manipolarli spesso, comunque seguirli.
Quindi anche il contatto tuo con i cucciolotti è molto importante. Sì, perché poi dovrà andare ad abitare comunque con famiglie, perché poi per dargli comunque questo carattere li devi seguire. Per esempio, io non allevo in gabbia, non lo condivido, poi c'è chi lo fa o poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Io preferisco averli in giro per casa, vedermeli salire sul letto piuttosto che sulla sedia, averli comunque a contatto. A che età si possono portare a fare comunque dei concorsi di bellezza? Hanno comunque un limite di età, un massimo di età? Allora, dipende da regione a regione, perché in alcune regioni c'è il limite dei 4 mesi. Se no, in linea di massima dai 5 giorni in poi, fino a che uno vuole, nel senso che comunque c'è anche la categoria, per esempio, dei gatti neutri. Ovviamente poi lì sta all'allevatore, nel senso che arrivato a una certa età, io, almeno per come la vedo io, il gatto sta a casa. Poi anche lì in esposizione io ci porto quelli che comunque la vivono meglio. Io per esempio gatte a cui ho fermato la carriera espositiva solo perché sono timide, si impauriscono, rimangono molto stressate, nervose, ma solo per quello, non perché siano gatte che abbiano qualcosa in meno delle altre. Sono gli ultimi arrivati loro, sì, giusto? Il 19 di marzo, praticamente hanno una decina di giorni. E sono proprio piccolini, però già a quest'età, per esempio, io li abituo ad essere manipolati. E lei è la mamma, lei viene a controllare tutto quanto. Conto che anche se io li maneggio tranquillamente, senza problemi, perché comunque la mamma non fa nulla. Durante il parto comunque le mie gatte le seguo, comunque vengono assistite anche comunque da me, quindi sono abituate già da subito al fatto che manipoli il gattino, il cucciolino, tutto. Ciao! Sono già curiosi, Hanno appena iniziato a mangiare, ad usare la sabbietta, quindi generalmente io uso tenerli finché non imparano bene ad andare nella sabbietta e tutto, o comunque in una nursery, chiamiamola così. E poi comunque liberarli una volta che hanno imparato tutto quello che c'è da imparare, vanno in giro tranquillamente per casa come tutti gli altri gatti. Il norvegese deve avere la testa triangolare, praticamente deve formare un triangolo equilatero, deve avere un profilo praticamente dritto, praticamente con la fronte leggermente arrotondata. Il mento deve essere forte e praticamente deve avere un corpo bello massiccio, muscoloso, e praticamente la coda, che girata all'indietro arriva almeno alle scapole, diciamo. Di grosso modo, diciamo che le caratteristiche principali sono quelle. A che peso arrivano loro? Io li vedo, comunque sono molto molto voluminosi. Loro hanno questo particolare pelo sotto che è praticamente lanoso e sopra invece è uno strato più lucido e idrorepellente. Di solito un gatto in pieno pelo ha praticamente la gorgiera, loro hanno una gorgerina, la coda bella folta e praticamente i pantaloncini qui dietro belli folti. Lei, col fatto che ha partorito, vabbè, la coda è un po' quella che è, però diciamo in linea di massima è quella. Le femmine arrivano intorno ai 4-5, però poi dopo ci sono eccezioni, tipo la mamma degli altri cuccioletti che è arrivata anche a pesarmi 6 kg, però sono eccezioni. In linea di massima dico 4-5 la femmina e il maschio 7-8. Lui è il maschio, campione del mondo anche lui. Dalla Svezia, si chiama Zarchescia Domino Dancer, in realtà da noi chiamato Domino. Come vedi il tuo futuro? Vorrei comunque migliorare, continuare a migliorare, perché comunque sono dell'idea che per quanto allevi da 5, 7, 10 anni hai sempre da imparare.